Oggi avevo voglia di provare Miitopia, la demo. Cioè, è uscita ieri. Secondo me ci sta. Miitopia, troppi ricordi. Ma io sono felicissimo di giocarlo. Scegli un Mii che ti rappresenti. Mi assomiglia? Come non sono io? Certo che sono io. Sono pettinato in una maniera diversa, ma sì, sono io, dai. Il baffo è quello, la barbetta è quella. Le sopracciglia sono quelle. Sono Dark, puoi definirmi con una sola parola: energico. Conferma. Va bene, dai. Miitopia, demo, si inizia. Ecco comparire sulla scena un semplice viaggiatore. Guarda caso, che bella giornata tranquilla. Vaga senza pensieri e libero come il vento. Ci sono delle farfalle con gli occhi. Io probabilmente non ho ancora visto niente, eh. Ma poi che faccio? Certo, potevo farlo un po' meglio, eh. Questa espressione non è che sia un granché. Forse mi sa che lo modifico sto Mii, eh. Dark scorge una città poco distante. Vai. Colline serine. Ah, quante facce qui a Miitopia. Puoi scegliere qualsiasi Mii per vari personaggi e anche cambiarli in seguito se vuoi. Scegli il Mii perfetto per ogni ruolo. Cioè, ma chi sono questi? Ma che faccio, ragazzi? Albi mi dice di modificarli. Crei sub? No? Ok. Noi abbiamo i nostri personaggi, eh. Ce li abbiamo, possiamo andare avanti. I ruoli sono stati assegnati. Ho paura, veramente. Città di Verdabori. Questo è Chris? Fiero? Parliamo con Chris, che ci dice? Bah, che giornata noiosa. Signora Allegra. Oh, che gioia. Oggi è una giornata davvero verdalboriosa. Ma chi è lui? Ma è Gigi. Ma è un piccolo nanetto, Dottor Gigi. Sono un drago spaventoso, fate largo. Smettila, Dottor Gigi. Calmati o finirai per farti male. Mi fai davvero ammattire, bimbo mio. Bimbo mio. Gigi è il figlio di Ellie. Ok, va bene. Qui abbiamo i piccioncini. Abbiamo Maso e Leti. Guarda, guarda che simpatici questi due. Abbastanza cringina come cosa, però vabbè. Stiamo conoscendo pian pianino tutti i nostri personaggi, no? Guarda che sguardo perforante che ha Simo. Duca del male. Una presenza malefica che controlla i mostri dall'ombra. Scegli il Mii che interpreterà il ruolo del duca del male. Ma è meravigliosa questa cosa. Io sono Kevin, il duca del male. E sono qui per seminare caos e terrore nel vostro piccolo, miserabile mondo. Ora conoscerete il vero significato della parola terrore. No, ma stanno rubando le facce a tutti. Guarda, è preoccupatissimo Maso. Preoccupati tutti. Musica epica intanto in sottofondo. Molto bene, dovrebbe bastare per il momento. Ascoltatemi, d'ora in poi la vostra sarà una vita di muto terrore. Non vi aspetta altro. Addio. Ma guarda con chi mi tocca rimanere, guarda. Ah no, c'è anche Maso. Ah, c'è anche Ellie. Dottor Gigi, il mio povero pargolo. Niente panico, niente panico. Per favore, aiuta il mio Dottor Gigi. Vai, sì, siamo buoni, siamo gentili. Tieni, cosa mi sgancia? L'amuleto portafortuna della nostra famiglia. Ok, eccolo qua. Abbiamo accettato una richiesta dalla madre ansiosa Ellie. Va bene. Eccolo Kevin. Guarda come se le ride. A qualcuno qui piace giocare e fare l'eroe, eh? Restituiscimi il viso di Dottor Gigi. Ti riferisci per caso a questo monellaccio? Immagina che potrei farlo, sì. A una condizione però. Dimmi un po', come te la cavi a combattere? Sono terrorizzato. Come faremo? Si è trasformato in Mitty. Ci vediamo se riesce a salvare la pelle. Aiuto! L'amuletto antico sta brillando. E dal suo interno giunge una voce misteriosa. Dark, mi senti? Potrai non credermi, ma io sono una divinità. Ti farebbe comodo un po' di aiuto? Vai, sì, non si rifiuta. Potere divino. Ora puoi servirti delle classi. Usa classi diverse per combattere i mostri nel modo più efficace. Dobbiamo prendere tutto allora. Voglio fare il cantante. Cantante stimola e tiene unito il gruppo con la prorompente energia delle sue canzoni. Beh, Piero, sono una pop star. Ma pensa un po', Mini Melma Dottor Gigi, cosa? Ok, attacchiamo Dottor Gigi. Oh, Gigi è per una giustissima causa, te lo giuro. Io ti voglio bene, Gigi. Dai, continuiamo ad attaccarlo. Davvero? Ho scelto una classe di support? Vabbè. Temo che domani mattina sentirò qualche acciacco. Ottimo lavoro, giovane Dark. Grazie a te quel bambino è salvo. Gigi, sei salvo adesso. Quel piccolo bambino sei tu. E tua madre, nonché Ellie, ti sta aspettando. Eccoci qua. Ritorniamo con il nostro bambino. Ecco qua. È tornato, è tornato. Viva, il mio viso è tornato. Oh, Dottor Gigi, mio piccolo tesoro. Ecco, questo è un piccolo dono per ringraziarti. 200 monete. Hai visto come le sgancia, Ellie? Non è il momento di riposare sugli allori, Dark. Hai assistito alle malefatte del duca del male, Kevin. Sconfiggi Kevin e libera questo mondo dalla sua malvagità. Sì, il potere che ti ho concesso ti aiuterà nella tua missione. Il potere da popstar. Vai alla ricerca del duca del male. Oh, pazzito. Maso è distrutto. Dobbiamo recuperarla. Andiamo. Cosa c'è qua? Fatemi vedere, fatemi vedere. Colline serine. Via, via, via. Posso farcela. Sono determinato, vedete?
Io voglio continuare. Sono in due. No, un'imboscata. Sembra proprio che tu sia in cattive acque. Niente paura, ti invierò dei rinforzi. Abracati, abracadà. E l'amico, eccolo qua. Lascia che ti aiuti. Con piacere. Dai, all'attacco. Colpo di grazia. Ah, già subito. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ua, takumi de kizemu. Madonna, abilità... Magia? Bis? Bene, quindi tipo lo assisto. Guarda quanto sono forte. Break guadagna un turno. Ok, è prudente. Colpo di grazia. Madonna, quanto siamo forti. Vabbè, che dire. E così intenzione di salvare il mondo, eh? Posso unirmi a te? Chiaramente. Break ora fa parte del gruppo. Ok, ci siamo. Guarda come saltelliamo. Dobbiamo raccogliere almeno la faccia di Leti. Dobbiamo riportarla a Maso. C'è qualcosa per terra? Che ho trovato? 50 euro, Break. No, una banana. Sto per collassare. Resisti. Ci siamo. Ma cos'è? Un goblin? Ma come un goblin? Ok, voglio l'abilità col bis, perché sicuramente il goblin sarà più forte. Fa un bel 5. Per 2, eliminato. Vabbè, fortissimi, scusatemi. Va bene, sto arrivando, ragazzi. Vi salvo io. Eccolo! È lui, il Chad! Farfalla Chris. Io direi subito a... No, come non c'è nessuno per il bis? Ok, è pronto. Un bel 13! Oh, è tantissimo! La utilizziamo, aspetta. Mi stanno picchiando di brutto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Signori, Chris ritorna a casa. Possiamo sempre continuare? Ah no, c'è la locanda. Io voglio ritornare adesso indietro perché devo ritornare al villaggio. Abbiamo ricevuto una lettera. Caro Dark, grazie di aver aiutato Dr. Gigi. Ecco una piccola ricompensa. Ho tenuto un tagliando incontro. E che si fa quindi? Ah, abbiamo... Ah, ok. Dallo subito a chi vuoi che esca assieme. Caffè, no? Occupati del gruppo. Cioè, ok, è tutto a posto, no? Due chiacchiere. Che si fa? Ah, che sudata. Guarda che sta facendo le pulizie. Mi sta facendo un gran favore, grazie. Oh, maggiore affinità. Conoscenti. Siamo conoscenti. Spavalderia appresa insieme. Ma che è? Fai colpo su un alleato causando danni supplementari. Oh, buono. Sblocchiamo due strade. Eccolo che ritorna. Aspetta che ritorniamo, ritorniamo giusto per... Ecco qua, il Chad. Ritorna la faccia. Oh, ho di nuovo il mio viso. 200 monetine. Guardalo come le sgancia. In due. Sarebbe un'impresa sconfiggere il duca del male. Ecco perché ho invitato qualcun altro a unirsi a voi. Spero lo accoglierete come si deve. Ecco qua. Piacere di conoscerti. Sono Axo, un ladro. No, no, sono malissimo. Sarà un onore accompagnarti nel tuo viaggio. Oh, ma guarda un po' che c'è qui. Oh! È lui! Sei peggio di un sasso in una scarpa, lo sai? Duca del male, Kevin! Preparati ad assaggiare la sconfitta. Questa mi ha fatto proprio ridere. Fammi vedere cosa sai fare. Che succede adesso? 1v1? Alto là! Che è successo? Eremita errante. Un potente incantatore che vaga per il mondo aiutando gli altri. E così sei tu quel duca del male di cui si fa un gran parlare. Se pensi di potertela cavare così facilmente, non hai fatto i conti con me. Beh, per questa volta lascerò correre. Ma solo questa volta. Muahahaha. Se il destino lo vorrà, ci incontreremo di nuovo. A presto.